Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera e sera, chissà colpa ci poveretta fino a sera e sera, chissà che piedi gonfi avrai. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera e sera ti sento masticare, quando è sera ti ammazzi con i pigni. Amore mio, ti voglio bene come sei, sei eccitante al punto che ti sposerei. Lui. Quali sono i nomi? È un problema.
ha capito che non doveva più chiederle niente. Va bene, amici? Va bene? Sì. Mi sento proprio corposo, cazzo. Il signor Cocchetto è ritirato sul palco. Io sono vergine, nel senso che non sono così abituato a queste manifestazioni, ma anche di affetto, di stima, così palesate ogni minuto. Quindi vi chiedo davvero un po' di pazienza se non ce l'ho fatta a fare tutto il giro dei tavoli, a chiedere come fa uno sposo serio, come vanno le cose, se vi è piaciuto, se avete gradito il vino. Adesso è la torta. No, insomma, io prima di venire qua, infatti, ho chiesto ad alcuni amici, collaboratori e alla famiglia, infatti ho dato una mancia più sostanziosa anche alle mie figlie, per cercare di aiutarmi a governarvi, perché insomma per me, anche se faccio questo mestiere, non è una roba semplice, anche se sono il più grande del mondo. Non è semplice. E dunque, no, sul serio, io volevo ringraziarvi molto. Non mi aspettavo che arrivaste addirittura dalla Puglia, da Proci, da Trento, da Bergamo, insomma da Roma, scusate, cazzo, la capitale, da Milano, che insomma non è da dire che uno che abita a Milano invece deve venire per forza, insomma, ci abbiamo i nostri impegni anche a Milano. No, sul serio, vi chiedo scusa se non ce l'ho fatta a fare tutto questo giro, ma io se mi fermo a un tavolo, poi è capace che mi fermo un'ora e mezzo, dunque diventa una roba un po', perché non riesco a dire "Ehi, ciao, tutto bene" con la pacchetta così, non va bene. Perché magari qualcuno di voi mi chiede una cosa e mi sembra giusto rispondere e raccontarvela. Però insomma, tutte queste minchiate per dirvi che sono molto felice di voi, sono molto felice anche in parte di me, perché riuscire ad avere questo gruppo di gente in una sera così, insomma, tutto sommato non così, come dire, ma boh, non so neanche come dire, in una sera non così particolarmente importante, ecco, una sera dell'anno, della nostra vita, eccetera, è una cosa che mi riempie il cuore di gioia. Volevo anzi ringraziare, come dire, il comitato organizzativo che si è occupato di questa cosa, e veramente sono stati molto forti. Allora, se mi ricordo i nomi, dunque si tratta del Guido Piano, nickname Guido Piano, no, stavo raccontando prima che qualcuno, io lo so bene chi è stato, ma ha beccato mia moglie e dice "Scusa, qual è il tuo nick?" Insomma, siccome mia moglie non è una proprio che dice il menic, Elisabetta, no, capito, ma il nickname, allora lei dice, allora il nick probabilmente è il nome, il name, il cognome, mi chiami Elisabetta con Cato, e allora lì ha capito che non doveva più andare avanti, il nickname per mia moglie che...